Abbiamo giocato per loro, perché sapevamo che in casa la gente vuole vedere un certo tipo di calcio, si vuole divertire, soprattutto in questo momento dove gli obiettivi sono stati raggiunti e quindi abbiamo anche la mente e le gambe più leggere. E quindi i ragazzi oggi hanno fatto un primo tempo fantastico, bello per qualità, per gol, per qualità di gioco. E quindi, come hai detto tu, onorando al meglio questo campionato, perché pur non avendo degli obiettivi tangibili da raggiungere, però vogliamo onorare queste partite cercando di fare quanti più punti possibili da qua alla fine. Ne mancano due, se riuscissimo a fare un bel en plein, insomma, chiudere a 50 punti sarebbe una bella cosa, però se non dovesse succedere è stato comunque un campionato molto molto positivo. Io cerco sempre di mettere la mia squadra nelle condizioni di fare il risultato e soprattutto di far rendere al massimo il gruppo. Ci sono dei momenti dove tra infortuni, condizione precaria e soprattutto il fatto che comunque questa squadra purtroppo ha preso tantissimi gol, è normale che per un allenatore diventa difficile a volte non far mantenere degli equilibri, pur volendo magari in alcune circostanze fare qualcosa di diverso. Oggi era arrivato il momento di buttare tutto il potenziale offensivo in campo nella speranza di poter nel primo tempo chiudere la gara, e fortunatamente è stato così, grazie alla qualità dei quattro davanti ma soprattutto al sacrificio da parte di tutti, anche perché Barella e Taxidis, i due mediani, hanno fatto un lavoro sfiancante, sono stati veramente molto bravi, anche Farias, Sao e Joao Pedro bravi a fare tutte e due le fasi, e dietro sono stati molto attenti tranne un po' il quarto d'ora finale dove abbiamo concesso un po' troppo. Noi abbiamo avuto la fortuna che comunque quelle partite che dovevamo vincere le abbiamo sempre vinte, quelle alla nostra portata, quelle del nostro livello, quelle con squadre magari con livello inferiore al nostro, l'abbiamo sempre battute. Purtroppo la maggior parte dei gol, soprattutto nel girone d'andata, sono state con le grandi squadre. Nel girone di ritorno abbiamo avuto sicuramente una media migliore, abbiamo quasi preso la metà dei gol del girone d'andata, aggiustando qualcosina, e proprio per avere quegli equilibri che magari in alcune partite del girone d'andata non avevamo avuto. E poi sapevo del potenziale offensivo, quindi una squadra che ha sempre segnato tanto, siamo credo il settimo, ottavo attacco della Serie A e speriamo di continuare così da qua alla fine in queste ultime due gare. Sì, è vero, noi abbiamo cercato di subito fare la partita, quello che è successo, e la vittoria è la cosa più importante di oggi, perché sapevamo che vincere in casa davanti ai nostri tifosi era una cosa bellissima, quindi i tre punti oggi sicuramente sono importanti per la nostra classifica, che è l'obiettivo nostro di diciamo scalare le posizioni. Sì, fa molto piacere, penso che ogni squadra che viene a giocare qui ha paura dello stadio, perché è veramente una bolgia, i tifosi sono veramente caldissimi, tifano ogni minuto, ogni secondo, e ci danno una grossa mano per vincere le partite e raggiungere gli obiettivi su ogni campionato. Dobbiamo solo fare complimenti a loro per essere sempre stati vicini a noi, e noi in campo dobbiamo dare sempre il massimo e onorare la maglia. Diego, sappiamo tutte le sue qualità, purtroppo quest'anno ha avuto qualche problemino, ma ormai è già alle spalle, quindi è una piedina importante nel nostro gruppo, dove quello che dico sempre, oggi non c'è Rafael, non c'è Diego, non c'è Bruno, c'è sempre un gruppo di ragazzi che ci allenano al mille e cercano di essere a disposizione del mister che fa le scelte, è normale, e chi va in campo cerca sempre di dare il massimo, correre e onorare la maglia, che è la cosa importante per questo gruppo. Abbiamo una partita difficile fuori casa contro Sassuolo e poi torniamo qui sicuramente con un stadio pieno come oggi, e cercheremo di fare il più punti possibili, perché il nostro obiettivo è di salire in classifica, e quindi oggi è un'altra vittoria importante, però ci sono ancora due partite, quindi abbiamo sei punti da giocare e dobbiamo fare il massimo per ottenere il massimo di punti possibile.